Ciao amici di Napoletà, importantissimo summit al Rosatti di tutta la squadra mercato del Napoli. Tutto a mente, senza leggere niente, andiamo a fare il punto sul mercato del Napoli. Iniziamo. Grandissimo, importantissimo e fondamentale summit di mercato al Rosatti. C'erano tutti, Aurelio De Laurentiis, Chiavelli, ma tutta l'altra banda, tutto l'altro gruppo dell'entourage, Micheli, Pompilio e Sinicropi, tutti insieme a parlare delle mosse di mercato, andare a chiarire quali sono le operazioni da intraprendere velocemente. Soprattutto, ovviamente c'era anche il DS Meluso, me lo dimentico sempre, ora devo entrare un po' nel meccanismo di Meluso. Comunque tutti i punti cardine del mercato azzurro, ma andiamo un po' a vedere quali sono state le idee, quali saranno le mosse, forse, sicuramente, però quelle più importanti, quelle che stanno fuoriuscendo ogni ora, ogni mezz'ora, ogni secondo può essere importante per portare avanti una trattativa. Incontro che è iniziato all'hotel Rosatti a Di Maro, ma è anche continuato poi in campo, quindi a Carciato, dove si è continuato a parlare. Lunghe telefonate di Aurelio De Laurentiis, che guardava sorridente la tribuna, quindi qualcosa bolle in pentola. Qualcuno di voi dirà: è giusto che sia così, meno male, non ce la facevamo più. Però andiamo a capire quali possono essere le mosse e soprattutto quali devono essere i ruoli da coprire. Partiamo subito dal difensore centrale Kim, tutto fatto con il Bayern Monaco. Stanno uscendo anche le cifre, perché sembra che Aurelio De Laurentiis lì ha fatto un'altra manovra delle sue. 57 milioni il prezzo della clausola, non lo so se le cifre sono queste, però anzi voi scrivetemelo nei commenti se sapete qualcosa di più. Però sembra che ci sia una percentuale sulla rivendita e addirittura dei bonus in base a delle prestazioni del calciatore, quindi era questa forse la motivazione per cui la trattativa non andava subito chiusa e non è stata velocemente chiusa. Frasi di circostanza dette da Garcia: va bene che ci sia Juan Jesus, ci sia Ostigard, Rachmani è titolare indiscusso, però tu un calciatore lì lo devi andare a prendere. Chi sono i nomi ad oggi? Kilman, soprattutto lui il primo della lista, subito dietro Mavropanos, Konstantinos Mavropanos, questo difensore dello Stoccarda, che proprio nei parametri del Napoli costa intorno ai 20 milioni, invece il calciatore del Wolverhampton Kilman arriva a 35, ma se il Wolverhampton cede, perché ad oggi si parla di 40 milioni. È uscita anche una notiziola su Demiral, calciatore in forza all'Atalanta, che è stato sondato, si sono prese alcune informazioni sul calciatore, però primo Kilman e ad oggi secondo Mavropanos, per il resto nessun nome uscito. Qual è stato poi l'altro ruolo dove bisogna decidere? Quello del vice Di Lorenzo, perché Garcia è convinto di valutare ancora Zanoli. Faraoni ha messo lì, l'operazione è fatta, 3 milioni prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, il calciatore aspetta solo l'ok per arrivare a Napoli, però Garcia vuole ancora capire se può utilizzare Zanoli come vice Di Lorenzo, quindi aspettiamo un altro poco. Poi dove è andato a finire il discorso? Il discorso va a finire ovviamente lì, il sostituto di Tanguy Ndombele tornato al Tottenham. Si intensificano le voci sullo Celso, c'è un accordo pieno con il calciatore, ma non c'è l'accordo con il Tottenham, perché il Napoli vuole fare un prestito con diritto, ha chiesto addirittura all'inizio un prestito secco, però il Tottenham vuole solo cedere il calciatore. È lì quindi la situazione si è un po' arenata. Altro nome che invece va fortissimo è quello di Toussaint.
Cusard, che dà praticamente segnali evidenti di voler prima di tutto lasciare l'Hertha Berlino, ma poi di voler venire alla corte di Garcia, calciatore che è stato già adoperato dal mister durante la Champions League, è stato un punto di forza del mister francese, quindi potrebbe essere lui una prima scelta per sostituire Dombélé, perché proprio Lucas Toussaint, calciatore che può essere adoperato sia in mediana, può fare tranquillamente un play, quindi vertice basso con una conduzione palla molto pulita, regolare, quindi non è proprio un regista alla robot, però è un calciatore che potrebbe fare comodo al Napoli, perché lo puoi adoperare, può fare anche la mezzala. Altro nome altisonante che è uscito è quello di Gravenberg, calciatore del Bayern Monaco, scuola Ajax, che non è riuscito a trovare spazio nel Bayern Monaco, vabbè, ma lì avanti c'ha un certo Kimmich e un certo Goretzka, e sembra che quando si è parlato e quando si è portata a termine l'operazione con Kim si sia parlato anche di questo calciatore che potrebbe venire a rinforzare il Napoli, anche lì discorso di prestito, magari prestito con diritto o magari prestito secco, si sta anche cercando di fare qualche valutazione. Poi si è andata a capire qual è la situazione attualmente su Zielinski e su Lozano. Lozano che può avere delle richieste anche dal MLS, il calciatore però sappiamo, no, che mira club più importanti, vorrebbe andare in Premier League, e il Napoli quindi lì si sta tutelando. Torna di nuovo fuori il nome di Zegrova, esterno destro del Lille, che potrebbe essere tra i primi calciatori che potrebbero arrivare nel caso di una partenza di Lozano. E poi c'è la parentesi più bella, c'è la parentesi Piotr Zielinski. Ad oggi il calciatore ha rifiutato, quasi rifiutato, diciamo così, gli arabi, perché ha 48 ore di tempo per rispondere, ma le sue la sua idea è sempre quella di restare al Napoli. Sembra che la situazione Lazio non sia poi così concreta, ma il calciatore vuole veramente rimanere in azzurro, si percepisce la voglia del polacco e soprattutto lui è disposto ad abbassarsi lo stipendio, quindi speriamo che riusciamo a vedere un'operazione come piace a noi, cioè un calciatore che vuole restare, prima di tutto facendo una scelta di cuore, quindi siamo speranzosi sulla operazione Zielinski. Alla fine diciamo che ci sta l'operazione, quella dell'estate, che è quella di Victor Osimhen che sta arrivando a momenti a Di Maro. Il calciatore fa sapere che vuole restare, Garcia lo ha detto anche durante l'incontro con i tifosi, quindi ad oggi c'è una buona percentuale, anzi diciamo così, c'è più una percentuale positiva riguardo la sua permanenza che una sua eventuale cessione, anche se quelle operazioni si fanno solo se arriva la proposta indecente, anzi possiamo dire l'offerta indecente, e lì poi non c'è nessuno che possa mantenere né il calciatore né il club. Comunque c'è molta positività, l'operazione potrebbe andare a buon fine, si parla sempre di un contratto rinnovato, quindi che passa almeno al 2027 con una clausola accessibile, non i 180-200 di De Laurentiis, ma si deve scegliere di arrivare massimo a 120-130 milioni. È un'operazione che si può portare a termine, aspettiamo. Ma la cosa più bella che abbiamo sentito oggi sono le dichiarazioni di Owen, allenatore del Newcastle, che ha detto alla stampa, io poi sono uno che crede alle strategie nel calcio, però Owen mi sembra un allenatore molto trasparente, e ha detto ai media che praticamente l'ultima operazione, quella di Tonali, è stata l'operazione più ricca, quindi più folle, che ha fatto il Newcastle, perché le altre cercheranno di fare tutte operazioni con intelligenza senza spendere tanti soldi, quindi possiamo stare
tranquilli per Kvaratskhelia, anche se dobbiamo essere onesti, il Napoli 85-90 milioni, non so qual era l'offerta, ma non si siede manco De Laurentiis per quella cifra per il georgiano. Quindi questo è il punto attuale del mercato del Napoli, tutto a braccio, senza leggere niente, anzi vogliamo essere onesti, tutto a mente, senza leggere niente. Queste sono le strategie ad oggi del calcio Napoli, ripeto, tutti lì a parlare, Pompilio, Micheli, Meluso, Sinicropi, Chiavelli e De Laurentiis. Sembra tutto pronto per partire ad andare ad aggredire questo mercato. È la prima cosa importante che dobbiamo pensare. Speriamo di mantenere tutti, perché poi questo vi voglio chiedere nei commenti. Siete più felici se Zielinski va via o se rimane? Ah, ecco, parlando sempre di Zielinski, sempre perché sono a mente, anche Samardžić è sempre nell'idea Napoli, però nell'eventualità parta il polacco, lui, Lo Celso, sono calciatori che vanno a sostituire Zielinski se va via, e Gravenberg e Toussart sono invece per il dopo Dombele, quindi calciatori che possono essere utilizzati in mediana, quindi a centrocampo, perché anche quello che dice ogni tanto Garcia, anche parlando nella sua ultima uscita ufficiale, quella di avere un centrocampo molto duttile, quindi poter iniziare col 4-3-3 ma poi durante la gara poter magari passare al 4-2-3-1, avere una gestione del centrocampo diversa, e calciatori come Gravenberg o come Toussart ti danno la possibilità di avere questa duttilità soprattutto a centrocampo. Queste le notizie più importanti, queste sono le strategie ad oggi del calcio Napoli, quindi di Aurelio De Laurentiis e compagni, e queste. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate like almeno 300 e le notifiche, ragazzi, perché tra poco ce ne saranno di contenuti belli e simpatici, quindi non perdetevi niente. Poi dopo non ve la prendete con me, ma che sa è uscito questo contenuto, non l'ho visto, ma evidentemente non hai messo la campanella. Non vi dimenticate, un bacio e un abbraccio da Sasà e sempre forza Napoli. Ciao! Attenzione, perché stanno succedendo delle cose bellissime. Il Napoli è forte.